Buongiorno signora, quindi cosa prende, la salsiccia o l'arrosto? Sono entrambi in offerta. Li facciamo tutti e due? Un chilo e un chilo. Eric, non proprio così, come dire, dovresti essere un po' più duro. Ok, ci sono. Allora signora, la prendiamo questa salsiccia insieme a questo arrosto e dobbiamo fregarci però perché guarda quanti clienti. Insomma, non proprio così, non un macellaio frettoloso. Diciamo che dovresti essere un po' più, come dire, cattivo, proprio crudele, da paura. Ok, ce l'ho. Allora signora, ci sbrighiamo oppure questa salsiccia la faccio con lei? Ha capito? Lei diventerà una salsiccia! Ok, diciamo che così va meglio. Così va bene. Bene ragazzi, allora da questo momento chiamatemi il macellaio. Anzi, Mr. Meat, il signor carne. E sono il macellaio più cattivo della zona. Anzi, che dico, il più cattivo del mondo. Anzi, che dico, sono il cattivo più cattivo del mondo. Sì, proprio così. Come vuole che io sia la mia adorata nonnina. La nonnina Granny, voi la conoscete, no? So che avete già avuto modo di conoscerla. Sì, abbastanza carina la nonnina Granny, tua nonna, sì. E dimenticavo, non sono da solo, c'è con me anche il mio amico Polky. Chi? Eccolo qui. Ma Eric, te lo avrò detto mille volte, quello lì non è un maiale, è un unicorno. Quindi, no, questo tagliamolo. È un maiale, Dominique, senti. Ok, oh mio Dio. Ed è il mio compagno più fidato. E quindi è meglio per voi che state alla larga dalla mia casa, dalla mia zona, da tutto quello che è mio. Buongiorno ragazzi, io sono Mr. Meat. Eric, Mr. Meat. E io sono Dominique. E che siamo, dillo, che siamo, dillo. E insieme. Sono cattivo, il più cattivo. Direi che è arrivato il momento di spiegare, non pensi? Giusto, fai parlare me. Come avete capito, io sono Mr. Me. Va bene, questo l'abbiamo capito, basta Eric. Un paio di giorni fa abbiamo giocato a questo gioco. Ci abbiamo giocato alle 3 di notte ed abbiamo avuto davvero tanta paura, tanta. Ebbene sì ragazzi, come penso avete già capito, oggi proveremo a giocare per la prima volta al gioco di Mr. Meat nella vita reale. Sappiamo quanto adorate i giochi nella vita reale, li abbiamo provati già quasi tutti. E non potevamo certo non provare il gioco del signor Carne qui presente, che come ormai sappiamo è già entrato benissimo nella parte. Fai un po' impressione. Ma la puzza faceva parte del gioco? Se non avete visto il video in cui giocavamo nel vero gioco, andatelo a vedere. Comunque vi spiego un po'. Il caro macellaio non è un macellaio normale, è molto cattivo. Ha rapito qualcuno e l'ha rinchiuso in casa sua, dietro una porta segreta. E lo scopo del gioco è quello di intrufolarsi nella casa del signor Carne e fare tutto il possibile per aprire la porta e salvare quella vittima. E poi scappare insieme. Ma il signor Carne è molto cattivo e continua a colpire col suo osso di carne, e ogni volta che ti colpisce tu sei sconfitto. Dobbiamo essere cauti, silenziosi e molto attenti, perché dentro casa ci sono nascoste delle cose che ci serviranno al nostro scopo. E basta parlare, basta, è il momento di iniziare. E voi nel frattempo lasciate un bellissimo like a questo video se volete altri giochi nella vita reale e consigliateci quali. Nel frattempo iscrivetevi al canale e attivate la campanellina per non perdervi nulla. E adesso via! Via da casa mia! Via! 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 E via anche voi! Ok, eccoci qui, fuori dalla casa del macellaio immagino. E questo? Beh, almeno abbiamo qualcosa di utile in mano, non sembra male come inizio. Questo potrebbe esserci utile contro il signor Carne. Però prima dovremmo trovare il modo di entrare dentro casa, sì. Che ci facciamo con questo per entrare dentro casa? La porta è chiusa, manca la chiave, non c'è nessuna chiave. Signor Carne! Magari se bussiamo delicatamente, educatamente, ci apre. Signor Carne, c'è qualcuno? È permesso? Avrei bisogno di un chilo di salsicce, per favore. No, forse no, non penso che ci voglia in casa sua. Beh, allora. Bene, a noi due, signor Carne. Se non mi apri questa porta vuol dire che la sfonderò. Non so come, ma la sfonderò. Allontanati, signor Carne. Ne va della tua pelle. 3, 2, 1.
Ma che? Ma veramente? È magico questo dardo o cosa? Vabbè, c'è qualcuno? C'è aperto qualcuno? È permesso? Beh, entriamo. La via sembra libera. Bene ragazzi, da questo momento stiamo per mettere piede nella casa del signor Carne. E non penso che sarà un'esperienza molto molto tranquilla. Andiamo, chiudiamo la porta, dai. Facciamo molto molto piano. La prima cosa da fare è cominciare a controllare. Questo teniamolo con noi, eh. Oh cavolo, aspettate un attimo. Che c'è scritto in questa lavagna? Dominique uguale prosciutto e salsicce. Cosa? Ma c'è anche disegnato un maiale. Dominique uguale prosciutto e salsicce. Ma no, io no. Che vuol dire? Che sono grassa? O che mi vuole trasformare in prosciutto e salsicce? Oh mio Dio. No, signor Carne. Io non diventerò salsiccia. No, signor Carne, non andrà così. Ma c'era solo un dardo? Ma che serve con soltanto un dardo? No. Mamma mia. Eccoci qua, ragazzi. Fa malino quel pezzo di carne. Siamo ancora in casa del signor Carne. Adesso cerchiamo di fare silenzio e stiamo più attenti. Non dobbiamo farci sentire. Dobbiamo evitare che ci colpisca con quel coso. Abbiamo questo attrezzo qui, ma come abbiamo visto è inutile. È vuoto, non ha più dardi, nulla. Che ce ne facciamo? Beh, lasciamolo qui. È inutile che lo portiamo dietro. Shh, silenzio, tu silenzio. Altrimenti lo farei arrivare qua. Beh, qui siamo nella prima stanza. Direi di andare subito verso quella porta e di capire cosa c'è lì dentro. Non sono sicura di che cosa troveremo lì. Andiamo piano piano, sperando che non ci sia Mr. Meat qui dietro. La via sembra libera. Oh cavolo! E qui? Cosa c'è? Ragazzi, guardate! Si è impegnato per bene il nostro signor Carne. C'è di tutto per tenere chiusa questa porta. È impossibile da aprire. Sigillata. A quanto pare ci tiene davvero tanto a tenerla chiusa. E questo può voler dire solo una cosa. Che la vittima, la povera vittima del macellaio, è nascosta qui dentro. È rinchiusa qui da chissà quanto tempo. Ed è proprio questa la porta che noi dobbiamo aprire. Non sarà affatto facile. Bisogna trovare qualcosa. Degli attrezzi. Delle chiavi. Sì, dovremmo darci da fare. Salsicce, sono buone le salsicce, soprattutto fatte con la carne fresca. Ma è pazzo, ma di cosa parla? Ragazzi, guardate lì, guardate nella bocca del serpente. Cavolo. Ehi, ti ho vista. Faccio degli spiedini ora con te. Cosa? Pazzo. Tanti spiedini. No, salve signor macellaio. Sì. No. Con la cipolla senza cipolla. Senza tutta carne. Ok, ragazzi, guardate qui. L'avevo visto poco fa. Questo serpente ha in bocca un martello. Bene, è già qualcosa. Oh cavolo, guardate. C'è l'ombra del macellaio lì dietro. Porchi, attacca. Cosa? Porchi, tocca a te, porchi. Mi ha preso di nuovo. Perché tutti questi giochi sono così, così doloranti? Però ho trovato un martello. Il martello può essere utile. Alziamoci. Bene ragazzi, la porta però sta da quella parte. E se il signor Carne non è in questa stanza, probabilmente è di nuovo di là. Ho un po' di paura ad andarci, ma dobbiamo. Abbiamo un martello. Forse possiamo rompere qualcosa. Andiamo. Dov'è il signor Carne? Aspettate un momento. Qui è aperto. Guardate, questa porta è aperta, poco fa era chiusa. E guardiamo un po'. E il signor Carne qui non c'è. Non c'è, non è da nessuna parte. Questo vuol dire che il signor Carne per ora è fuori. È fuori dalla casa. Perfetto, abbiamo un po' di tempo per stare qui dentro. Sbrighiamoci. Abbiamo un martello, forza. Sì, un martello. E che faccio col martello? Non penso di poter rompere questa catena col martello. No, non credo sia fattibile. Potrei rompere la porta! No. Farebbe un bel po' di rumore e penso che mi prenderebbe prima che io finisca. Potrei anche far male alla vittima, no. La porta non mi sembra il caso. E quindi? Che faccio con questo martello? Oh, ma davvero? Non posso farci nulla. Sbrighiamoci, dobbiamo cercare qualcos'altro. Ah, lasciamolo qui questo. Deve esserci qualcos'altro. Deve esserci sicuramente qualcos'altro qui dentro. Approfittiamo adesso.
adesso che lui è fuori, mettiamo sotto sopra questa stanza e troviamo qualcosa. Ci sarà qualcosa di nascosto qui, sotto i cuscini, da qualche parte. Vediamo. Ah, dove ha messo le cose? Dove tiene gli attrezzi? Una cassetta degli attrezzi, una tenaglia, qualcosa. Non vedo niente, ragazzi. Dove può essere? Qua c'è solo del cibo. Dove può essere? Degli occhiali buon compleanno, non penso. Sotto il letto? Non vedo nulla. Ah, sotto la poltrona. Sprighiamoci, se entra mi prende subito. Non mi sembra che sia molto facile nascondersi qui dentro. Nel frigo. Vediamo. Beh, è un macellaio. Penso che i frigoriferi siano uno dei suoi posti preferiti. Sì. Vediamo cosa può esserci qui. Cosa? Ragazzi, vedete qui? Oh cavolo, sono due tardi per la nostra pistola, ragazzi. Vai, chiudiamo, la pistola è lì dentro. Prendiamoci, corriamo lì dentro, andiamo a caricare la nostra pistola. Facciamo piano, ragazzi. È perfetto, con questa avremo due colpi e riusciremo a difenderci. Facciamo attenzione però, mettiamoci all'angolo. Ai cavolo, cosa c'è qui sotto? Sono inciampata, aiuto. Ragazzi, oh cavolo, c'è una tenaglia. Questa sì che può essere utile. Forse anche di più dei dardi. Perfetto, intanto ricarichiamo questa. Facciamo in fretta, ragazzi, facciamo in fretta. Perfetto. Oh cavolo. No. Che stai facendo? No, attento, mio. Attento, adesso è carica. Adesso è carica. Oh cavolo, l'ho preso. Mortadella! Mortadella! Ti prendo! Colpito! Colpito, sì! Ti ho colpito. Ce l'ho fatta! Cosa? Ti riprendi? Non sembra che si sia fatto così tanto male. Ho poco tempo! A quanto pare si sta per rialzare! Ci metterà davvero poco! Sbrighiamoci! Lasciamo questa qui! Torniamo! Dove ho lasciato la pinza? Dov'è? Dove l'ho lasciata? Eccola qui! Veloce, sbrighiamoci! Andiamo, apriamo! Resta lì, non ti svegliare. Cosa faccio con questa? La catena è troppo doppia. No, non penso sarà utile. Però posso rompere questo. Forza! È duro! Oh, cavolo, si sta per alzare! Forza! Dai! Cavolo, non si taglia! Ma non si taglia! Ce l'ho fatta! Si è tagliato! Oh, cavolo! Si è tagliato, ma lui si è alzato! No! Dove mi nascondo? Dietro la tenda? Anziciotta! Penso che mi veda uguale, aiuto! In questa casa no, scusi signor Carne, io non ho... che io ho una fabbrica no, io non volevo prenderti. No, sì, signor Carne, gli hamburger ai, rieccoci qua. Accidenti, adesso siamo punto e a capo. Mi ritrovo di nuovo senza tardi, è quella. Questa tenaglia è servita ben poco alla fine. Ci serve altro, ma cosa? Soprattutto dove? Se solo lui non fosse avanti e indietro, ovunque, con quel suo prosciutto in mano. Dobbiamo tornare lì dentro. Guardate qui, si sta facendo sempre più buio. È da un po' che sono chiusa qui dentro insieme a quel pazzo. In questa stanza non si vede quasi più nulla. Lì, vedo che è acceso una luce. Questo vuol dire che è lì dentro, proprio dove dobbiamo andare noi. Shh, facciamo piano, vediamo cosa sta facendo. Oh mio Dio, guardatelo. Ma, ragazzi, questo è proprio pazzo. Ma vedete come fa? Dobbiamo nasconderci. Viva carne! Qua dietro, nascondiamoci dietro la porta. Siamo tre piccoli porcelli. Siamo tre fratelli. Adesso canta pure. Che faccio? Sta venendo di qua, ragazzi. È buono le mie salsicce. Sono il migliore della zona a fare le salsicce. Si fa i complimenti da solo. Approfittiamone per andare nell'altra stanza. Via. Tanti sali. Ok, ragazzi. Siamo qui dentro. Anche piccanti. Non sembra si sia accorto di me. Qui sotto, nella pianta. Forse nella pianta c'è qualcosa. No, non vedo nulla. Oh cavolo, qui dentro. Ragazzi, c'è qualcosa qui dentro. Sono delle forbici. Bene, è già qualcosa. Guardiamo se c'è dell'altro, approfittiamone mentre lui è distratto. Qui dentro? Non mi sembra. Qui? Ragazzi, guardate qui. Sono dei dardi. Altri due dardi. Perfetto, questo è perfetto. Consegniamoli, mettiamoli in tasca, sbrighiamoci. Lui sembra ancora tranquillo. Sbrighiamoci. Che faccio con queste? Che faccio? La mia colazione. Ci sono. Strappiamo questo. Sbrighiamoci. Tagliamo, ragazzi, sbrighiamoci. Cavolo, non si taglia. Tagliamo. Bacon, porco! Di che parla? Ah, ce l'ho fatta! È tagliato!
Ho tagliato tutto. Ok, ci siamo. Ci siamo, ci siamo, ragazzi. Manca solo questa. Diciamo solo. Sembra la cosa più difficile da togliere. I tardi, richiamo questa, sprechiamoci. Nascondiamoci. Qui dietro. Andiamo. Bene, sono nascosta. Approfittiamo per ricaricare questa. Lui canta. Ho questa carica, quindi all'attacco. Pronti, ragazzi? Mister Meat! Presente! Ciao! Allora tu? Allora sei proprio convinta a diventare un salamino? No! Oppure un salsiccio? No, Mister Meat! Non oggi! Preso! Non pare tanta scena. Tanto ti rialzi tra poco. Anzi, approfittiamone. Questa portiamocela. Via, via, veloce, 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 veloce. Oh cavolo, ragazzi, ma qui dentro non si vede quasi più nulla. È sempre più buio. Si sta facendo davvero molto, molto tardi. Devo sbrigarmi a uscire da questa casa. Devo fare in fretta. Lui sta per svegliarsi. Cosa faccio? Cosa faccio? Come faccio ad aprire qui? Lasciamo questa qui. Non mi serve adesso. Come faccio a levare? Mi servirebbe una chiave. Ma dove le trovo le chiavi? Ho controllato ovunque. Porchi, è il tuo momento. Cosa? Sta chiamando Porchi? No, no. Dove sono i miei maiali? Dov'è il maiale? No. Dove siete, maiali? No. Nascondiamoci. Maiali? No, che maiali? Che maiale? Ah! Ma che? C'ho un maiale! C'ho un maiale! Mangiatela! No, non mi sembra in grado di mangiarmi quel maiale. Beh, forse sei un po' confuso, signor Carne. Non mi sembra cattivo quel maiale. È piccolino. Ha la faccina simpatica. Certo che questo Mr. Meat scrive il suo nome ovunque. Ma che strano. Oh, cavolo. Sentite, c'è qualcosa qui dentro. C'è qualcosa. Forse la chiave. Dobbiamo aprirlo. Come esce? C'è un buco. C'è un buco, apriamolo. Oh, cavolo, sta per alzarsi. Sta per alzarsi. Tolto. No, non esce, cavolo. È uscita. No. Sta fermo tu. Con la chiave apriamo. Sbrighiamoci. Prima che si alza, sbrighiamoci. Come si infila questa chiave? Oh, cavolo. È entrata. Ci riempio. Aperto. Aiuto, ragazzi. Cavolo, si sta facendo davvero tardissimo. Aspettate, accendo la torcia. Ok, così va meglio. Bene, ragazzi, non ci ho capito quasi nulla. Mr. Meat, che cercava di alzarsi, mi ha messo un'ansia, una paura terribile. Però credo di essere riuscita ad aprire il lucchetto prima che mi prendesse. Forse, ragazzi, la porta adesso è aperta. Forse ce l'abbiamo fatta. Dobbiamo andare a vedere. Che sta facendo? Oh, cavolo. Non mi dire che sta tagliando carne. Prendiamoci, controlliamo se la porta è aperta. Facciamo piano, molto piano. Sta camminando. Barbecue! Che schifo, che sta facendo? Di che parla? Barbecue! Barbecue! Cavolo, no! Ti pareva che era aperta, è ancora chiusa! A quanto pare la porta è chiusa con la chiave, ci serve un'altra chiave! Ma dove? Dove troviamo questa chiave? Oddio, torniamo qui! Ci serve un'altra chiave, ragazzi. Ma io sono quasi sicura di aver controllato ovunque lì dentro. E non ho trovato altre chiavi, né nient'altro. Forse dobbiamo controllare qui dentro. Aiutiamoci con la torcia. Controlliamo qui dietro. Dove potrebbe essere la chiave? Secondo me non è in un posto così scontato, però. Qua dentro, forse? No, non mi sembra. Dove può essere? Qui dietro? No, nemmeno. Oh, cavolo, cavolo, lo sto facendo cadere. Porchi, sei stato tu! Cosa? Quante volte te lo devo dire? Fai la salsiccia rude, basta, ferma! Pensa sia stato il maiale a fare il rumore. Meno male, siamo salvi per questa volta. Andiamo a vedere. Dentro le ciabatte, attaccate alle sedie. Sbrighiamoci. Oh, cavolo, cavolo, non devo fare il rumore. Porchi! Ragazzi, guardate qui. Tutte le palline sono colorate, ma questa qui ha la faccia di un maiale. E questa cosa è molto strana. È strano che ci sia la faccia di un maiale su questa pallina. Apriamola. No, non si apre, cavolo. Non si apre, ragazzi. Non si apre. Sembra incollata. Vedete qui? C'è una giuntura, dovrebbe aprirsi. Niente da fare. Dovremmo spaccarla. Ma come? Non posso romperla. Farei troppo rumore e mi prenderebbe. Aspettate un momento. Dove ho lasciato la mia pistola? No, è lì dentro.
lei dentro con Mr. Meat. Però c'è ancora un dardo. C'è un dardo dentro la pistola. Se solo riuscissi a prenderla e stordire Mr. Meat, avrei il tempo per rompere questa. E se rompessi questa, sentite il rumore. Qui dentro, ragazzi, secondo me c'è la chiave. La chiave della porta. Coraggio, ragazzi. Andiamo lì dentro. Dobbiamo assolutamente prendere quella pistola. Qui mi gioco tutto, ragazzi. È lì dentro, ragazzi. Si possono fare le salsicce di cane? Cosa? Ragazzi, qui. Qui, è qui. Ehi, tu! Lascia stare quel cane! Colpito! Ce l'ho fatta. Ho una mira incredibile ormai. Bene, questo non mi serve più. Ho pochissimo tempo. Scusami, ma mi sembra che tu sia morto sul mio martello. Scusa, non vorrei mai disturbarti, ma alza questa cosciotta e dammi questo martello. Dov'è la palla? Eccola, eccola, ragazzi. Spacchiamola. Mi dispiace, maialino, ma devo farlo. È di plastica, tanto. No, il mio maialino. Sì, il tuo maialino. 3, 2, 1. Si è aperta. C'è la chiave. Lo sapevo. Sapevo che c'era la chiave. Ferma. Dai, fermo. Ferma. Ah, sta fermo. Dai, ci siamo quasi, ragazzi. Ci siamo. Come si apre? Ma cavolo, si alza. Apri. Fatto. Ehi. Ehi. Ciao. Ehi. Stai bene. Sei salvo. Aiuto. No. Sei salvo, piccolo. Andiamoci. Andiamocene. Bene, ragazzi, possiamo anche dire che ho vinto! Ho vinto! Bah! Eric, direi che puoi anche smetterla di essere il signor carne, ok? Basta. Ok, sì, hai vinto, per questa volta però. Comunque sia, voi lasciate tantissimi like se vi è piaciuto questo video, se vi siete divertiti anche oggi insieme a noi. Iscrivetevi al canale attivando la campanellina. E seguiteci su Instagram di insieme.official. E oggi salutiamo Greta Mainetti, Angelica e Lidia, Vito La Gioia, Lamar Zidane e Giovanna D'Onofrio. Ciao ragazzi, tutto amato tutti quanti voi. Ciao bellissimi, bellissimi. Vi vogliamo troppo bene, ci vediamo domani con noi.